non è un voto dato da amici o da gente interessata per categoria o per altre ragioni. Non mi interessa che se vince uno che non ho mai conosciuto, mi va bene, perché deve vincere veramente chi è amante di questo destino. Stasera ho visto molte persone fare particolari lavorazioni, cercare di esprimersi al massimo. Non ho l'abilità che avete voi. Questa sera ho visto tante cose belle l'inflorescenza d'aglio e vi meritate veramente un bel di mano. Olive nere e pomodoro. Bravissimi. Marco con Alberto il figlio
velocemente voglio dire che in gente, questi sono i voucher messi in palio dalla ditta Marco, da Corrado e il figlio, diciamo, di 100 kg di farina per il primo classificato, 50 kg per il secondo classificato e 25 per il terzo classificato, ma di 7 categorie, cioè fate voi il conto, quindi un bel importo. Possiamo dire degli impasti a piglia invertita della pizza. Pertanto, qualsiasi momento vogliate, chiamate e noi fisseremo un giorno di dimostrazione in cui ci sarà lui che vi spiegherà tutto. Grazie Corrado, bene, per l'apporto e la collaborazione che abbiamo cercato di fare. Quello che vi ha fatto l'avete visto già, ormai ne abbiamo abbondantemente parlato, questa opera di pasta di pizza con una lavorazione lunghissima, pizza, no? Giusto? Dove c'è una grandissima adesso scuola eccetera. Giovanni è il primo che ha realizzato con queste tecniche questa tipologia di lavoro. La coppa del secondo posto, del secondo assunto, secondo classificato alla categoria pizza per famiglia. Poi, dato 100 kg, secondo 50 kg e terzo 25 kg di farine di Marco esclusive per la pizza romana. Salvatore Lionieto, poi Said Hassan, quarto posto, bravo Said, un ragazzo tranquillo, da Mezzano insieme al suo compagno Valerio Ciaschi. Mario Matarazzo, Mario. E Riccardo La Rosa, infine, produttore, Riccardo Aspetta. Vai Riccardo La Rosa, primo classificato, ovviamente. Anche loro, 100 kg di farina di Marco, vittime, e 100 kg, va bene, prego. Questo non poteva andare. Allora, perché vieni qua, Riccardo, penso che hai preparato questa lavoro. Un preparato è una miscela di vari ingredienti che viene, diciamo, creato per i pizzaioli. Questi ingredienti vanno in sinergismo l'uno con l'altro e questo chi fa pizza lo sa bene. Emozio Izzo, quinto classificato. Poi abbiamo Rocco Pino, quarto classificato, Rocco Pino, eccolo qui. Poi ancora Mario Matarazzo, è il terzo classificato, fatti scherzi, secondo classificato Michele Castiello da Nizza, prego Michele. Sara Graziosi. Sara Graziosi con sempre Di Marco otto figlio e sempre ovviamente c'è il set di Pomodori, Michel Zuanelli, Claudio Bono e Salvatore Lionieto. Tutti qui per favore. Concorrente numero, vai Nicola.
classificato. Secondo classificato Luca Porce. Questi sono veterani, da ultimo con il bambino, allora, ti passo le dita qui, cioè sta cresce bene con il dito, no? Quindi Claudio Bono. Grazie a tutti, a bene. Prendi la palla, papà. Dai, hai fatto tu.
Chi è il pizzaioli che non ha vinto nessun premio?